Marta Palazzi è la segretaria dell'Associazione Radicali Genova e a lei chiediamo per l'appunto come questa associazione Radicali Genova e Levante si organizza, che tipo di mobilitazione ha deciso di avviare in occasione di questi 4 giorni di non violenza e sciopero della fame e del silenzio per ottenere l'amnistia e per riportare legalità nelle nostre carceri. Allora, noi abbiamo deciso di fare due manifestazioni e di aderire anche individualmente allo sciopero della fame e del silenzio. Al 18 e il 21, dunque per 4 giorni, sia Deborah Cianfanelli della direzione di Radicali Italiani che Fulvio Ambrosi, un iscritto al Partito Radicale, faranno lo sciopero della fame, mentre nelle giornate del 18 Nadia Mori e Laura Massi, sempre iscritte al Partito Radicale, e il 19 Vincenzo Masia, tesoriere dell'Associazione Radicali Genova, il 20 Mari Rossi e il 21 Rosa Proface, altri iscritti all'associazione, faranno un giorno di sciopero della fame. Invece, per quanto riguarda le manifestazioni, abbiamo organizzato per il 19, dalle ore 16 alle ore 18, una marcia intorno al carcere di Chiavari. Durante questa marcia noi appunto cammineremo intorno al carcere con dei cartelli che spiegheranno i motivi dell'iniziativa e che chiederanno l'amnistia subito. Mentre per la giornata del 21, quindi sabato mattina, abbiamo deciso di andare al mattino davanti al carcere di Marassi a Genova, che è il carcere più grosso della Liguria, e terremo un tavolo informativo durante l'orario di ricevimento visite dei parenti dei detenuti. Quindi ce ne volantineremo presso di loro, provando a raccogliere firme non solo sull'appello preparato dal professor Puggiotto, ma anche sull'appello per introdurre anche in Italia il reato di tortura. Di Quindi walk around davanti al carcere di Chiavari, abbiamo Chiavari, detto, sì. giovedì, e invece sabato mattina davanti al carcere di Marassi. Esattamente. Recentemente, peraltro, proprio il ministro della Giustizia Severino ha visitato la Liguria ed alcuni carceri, però è accaduto qualcosa, ci sono state delle contestazioni. Sì, il ministro Severino ha visitato le carceri liguri il 9 luglio scorso. Ha visitato Ponte Decimo, Marassi e a sorpresa anche Chiavari. Chiavari, tra tutte le carceri liguri, nonostante soffra di sovraffollamento, comunque è un carcere che a detta di tutti rispetta, ha un'edilizia tale per cui non presenta particolari problemi se non i soliti del sovraffollamento, eccetera. Il carcere di Marassi è decisamente più problematico, sia per la struttura che per i dati sul sovraffollamento, perché ad esempio i primi di luglio risultavano 812 detenuti su una capienza di 450, e quindi la situazione è pesantissima. Come tu accennavi, sì, davanti al carcere è stata organizzata una duplice protesta che non aveva molti punti di contatto l'una dall'altra. Una era organizzata dal sindacato UIL Penitenziaria, quindi dagli agenti di polizia penitenziaria, e l'altra dai detenuti che hanno accolto il ministro Severino al grido di amnistia. Quello che è abbastanza interessante da sottolineare è che i parenti dei detenuti non soltanto hanno chiesto e hanno urlato la parola amnistia, ma hanno fatto una richiesta ben precisa, che è quella di avere all'interno delle carceri del personale competente. Quindi per questo io ho detto che erano due manifestazioni distinte, perché la contrapposizione era tra il sindacato degli agenti che rivendicava misure di maggiore umanità e sicurezza sul posto di lavoro e quella dei parenti dei detenuti che rivolgeva un appello affinché comunque il personale che lavora dentro le carceri, sia fornito di una maggiore preparazione e competenza. Ma è vero che gli agenti penitenziari portavano la fascia nera, il lutto al braccio? Sfruttavano non soltanto la fascia nera, ma anche la mascherina, quella sanitaria, quella verde che si usa in genere negli ospedali. La mascherina simboleggiava il fatto che, secondo loro,
non si può parlare della situazione delle carceri fuori dalle carceri. E per quanto riguarda la fascia nera, era riferito al fatto che dall'inizio dell'anno si sono suicidati, mi pare, 6 agenti, quindi 6 tra i loro colleghi. Certo, da Radio Radicale ne riferiamo spesso e parliamo appunto anche della Infatti. situazione degli agenti penitenziari. Bene, allora grazie a Marta Palazzi, segretaria dell'Associazione Radicali Genova, e a risentirci. Naturalmente tutte le informazioni sono sul sito www.amnistiasubito.it, dove si troverà anche la lettera del professor Andrea Puggiotto, sottoscritta da decine di costituzionalisti, e poi altre informazioni naturalmente anche sulle mobilitazioni, su come si dà corpo a questa iniziativa, sul sito radicali.it. Grazie a Marta Palazzi.